Dagli Stati Uniti al resto del mondo, in centinaia di città, la marcia dei giovani contro le armi, la manifestazione più imponente a Washington. Anna Paola Ricci. In silenzio, davanti a migliaia di persone, Emma Gonzalez piange. La folla scandisce, mai più. Emma è una dei sopravvissuti alla sparatoria del liceo di Parkland del 14 febbraio scorso. Un bagno di sangue riassunto in poche cifre. 6 minuti e 20 secondi, il tempo di cancellare le vite di 17 persone, ferirne 15 e segnare per sempre la vita di chi resta. Testimonianze emozionanti, quelle che ieri a Washington hanno portato sul palco studenti, sopravvissuti, parenti delle vittime. Tra loro anche la piccola Naomi, 11 anni. Rappresento tutte le donne afroamericane uccise per strada o nelle loro case, dice. Quelle di cui non si parla mai nelle prime pagine dei giornali. La marcia per le nostre vite ha portato migliaia di persone in strada. Un no pacifico ma deciso alle armi. E il mondo è stato solidale, da Parigi a Berlino a Hong Kong. Il cuore però è stata l'America, affollata anche la manifestazione di New York. Tia è sopravvissuta alla strage di Las Vegas. C'è anche l'ex Beatle, Paul McCartney, ricorda un amico ucciso proprio lì vicino, John Lennon.